capisce la profezia mafiosa, voi lo sapete questo dato, come lo so io, lo sapete anche voi. Chi è che si è arricchito con la gestione illegale del denaro pubblico in questi anni? C'è stato uno sviluppo economico, ma dove è stato questo sviluppo economico? Che abbiamo una Salerno del Reggio Calabria che fa pena, non ci sono infrastrutture, i depuratori che dovevano rendere il mare della Calabria da bere, dobbiamo sentire la litania dei politici di turno che chiedono scusa, oppure dicono ma questo non è stato collaudato quando miliardi di euro sono stati spesi. Dov'è lo sviluppo economico compatibile con l'ambiente? Dov'è la valorizzazione del territorio? E anche oggi, mentre facciamo queste battaglie politiche, scopriamo che l'Enel vuole realizzare la centrale elettrica nel Parco Nazionale del Pollino, si vogliono fare le centrali nucleari, si vuole fare il ponte sullo Stretto. Poi chi è che non ha capito, scusate, a che serve questo ponte sullo Stretto? Io un'idea ce l'ho, a collegare questa nostra all'andamento, questo è il tema, a far crescere la Borgesia mafiosa, i prenditori di soldi pubblici e la mafia dei colletti bianchi. Allora questa è la battaglia politica che noi dobbiamo fare. Vedete, Angela Napoli ha detto una cosa prima che da un lato è importantissima e che io assolutamente sottoscrivo: la legge sui sorvegliati speciali, no? Ma rifletteteci un attimo, ve la dice lunga su che livello è arrivato sto paese. Si deve fare una legge per impedire ai sorvegliati speciali di andare in Parlamento. In un paese normale, il sorvegliato speciale che bussa alla porta della segreteria di un partito politico dice: ah, tu sei un sorvegliato speciale, hai sbagliato, la questura sta di là, questo è un partito politico. Cioè, vuol dire che siamo un paese malato. E poi un'altra preoccupazione, il tema di oggi, e chiudo questo primo giro di interventi, è mafia e politica. Ma che esiste il rapporto tra mafia e politica? Forse ha ragione Benigni, che in Sicilia il problema è il traffico, oppure ha ragione il prefetto di Milano, che poco tempo fa ha detto che la mafia a Milano non esisteva. Poi qualche giornalista ha posto la domanda, dice: scusi signor prefetto, ma lei è sicuro di quello che sta dicendo? No, ha ragione. Io in realtà intendevo dire che esiste solo la mafia imprenditrice. Peggio, per due motivi. Primo, perché ci ha pensato, quindi la prima può essere un'affermazione fatta in un momento di distrazione. La seconda è che la mafia imprenditrice presuppone la mafia tradizionale, presuppone la mafia che si è fatta economia, presuppone la mafia che va in borsa, la mafia che acquista le società di calcio, la mafia dei colletti bianchi, quella mafia che si presenta alle vendite all'asta dei beni sequestrati e confiscati che questo governo ha approvato, la maggioranza, con una legge. Loro dicono: ma che credi che siamo stupidi? Noi verificheremo il casellario giudiziario, se verrà il mafioso non lo faremo partecipare all'asta. Ma chi è che crede a questa novella? È chiaro che mica si presenta Totò Riina, Strangio, Pino Malli o Provenzano, si presenterà ma nemmeno il loro commercialista, il commercialista del commercialista del commercialista. È la mafia che ha le lauree, ha le carte di credito, sta in borsa, ha i figli che si laureano alla Bocconi e alla Luis, e questa mafia istituzionalizzata, ecco perché chiudo l'Andrangheta, è da tempo l'organizzazione più forte, perché non ha utilizzato la strategia militare, ma non perché fosse meno forte, ma perché ha sempre compreso che la sua forza era quella di penetrare nell'economia e nella finanza e di estendersi come una piovra nella politica e nelle istituzioni. Per l'Andrangheta, se un poliziotto, un carabiniere, un magistrato, un sacerdote o qualcun altro dà fastidio e tocca quei gangli e quei fili ad alta tensione dei rapporti tra massonerie deviate, politica, istituzioni e imprenditoria, non c'è bisogno che l'ammazzi, perché ammazzarlo significa alzare il livello di attenzione, come si diceva prima, alzare le mura e mobilitare. Lo prendi con la carta da bollo e lo trasferisci. Ecco il tema di come le mafie si sono istituzionalizzate, e rispondendo alla fine alla domanda, in realtà ho già risposto, noi tutti insieme, non dall'altro, tutti insieme dobbiamo aiutarci per formare una classe dirigente che sia veramente all'altezza di affrontare una sfida che è una sfida epocale. Ecco perché anche in campagna elettorale ho detto: qui non è l'epoca dei riformismi, qua è l'epoca della rivoluzione, ovviamente pacifica. Rivoluzione significa dare segnali di rottura, segnali chiari, e puntare su gente che non ha nulla a che fare con cricche mafiose e con cricche del malaffare. Facciamo anche nomi e cognomi, come
vi ho sempre fatto, a proposito ne voglio fare qualcuno per farvi capire come il potere costituito calabrese e romano non vuole che vengano accertati determinati fatti. Prima di questo però voglio fare un passaggio su quello che hai detto tu all'inizio, che trovo molto importante, il discorso culturale. Io credo, e qui non voglio introdurre il tema nazionale sul disegno autoritario in atto, il colpo strisciante, il massacro dello Stato di diritto e dello Stato sociale di diritto, voglio parlarvi solo un attimo di quello che è l'ultimo tassello, ma non perché l'ultimo sia meno importante, di questo disegno autoritario, che è la privatizzazione della cultura, del sapere, della scuola pubblica, dell'università e della ricerca, che è prodromico anche al fatto di consolidare un submodello culturale fondato anche sul malaffare che in questi anni ha imperversato. Tanto è vero che il problema in Italia non è la mafia che controlla ogni aspetto del territorio che dicevi tu, ma è Saviano che racconta al paese al mondo la mafia. Tanto è vero che, prendendo spunto da un grande scrittore napoletano, oggi quelli che una volta definivamo i deviati sono normali, e i normali sono diventati deviati. Cioè, deviati siamo noi, non è che voglio offendere, ma secondo me deviati siamo noi, metto io per primo. Cioè, deviato è chi osa contrastare un sistema, chi osa parlare, chi osa mobilitarsi. Diceva Cartesio, cogito ergo sum, penso dunque sono. Invece oggi non penso, quindi conto. Meno penso, più potere. Meno penso, più sono importante. Ecco perché io da una settimana di oggi sono un po' stanco per tante cose lì, ma io venire qua e vedere questa gente, io mi trago una ragione di ottimismo, cioè di entusiasmo, perché come noi cerchiamo di parlare per seminare qualcosa, noi dobbiamo avere a nostra volta linfa e semina, perché altrimenti non ne usciamo. Perciò io credo che questo è il passaggio culturale. Non è la prima volta che Reggio Calabria è attraversato da bombe strane. Io sono assolutamente convinto che non è solo un 'ndrangheta quell'aspetto là, anche perché non c'è nessun interesse per certi aspetti, come dicevi tu giustamente, ad alzare l'attenzione da un punto di vista militare. Quindi è un'inchiesta molto delicata, che va fatta bene, va fatta da chi ha voglia però di scoprire le cose. Io registro due dati che non c'entrano nulla con l'inchiesta di Reggio, però registro due dati oggi e li voglio dire oggi perché uno, perché sto notando, a parte il fatto che sono stato sentito prima che uscissero le inchieste di Firenze e Perugia a Perugia, sto notando, devo dire, anche una certa dose di soddisfazione personale, che alcuni nominativi, alcuni metodi, alcuni contesti, alcuni uomini delle istituzioni, alcuni magistrati, alcuni imprenditori sui quali mi ero imbattuto nelle inchieste giudiziarie, stanno agli atti delle inchieste sulla cricca di Anemone. Quindi questo vi fa capire qual è il tema, che non è solo calabrese, è esattamente nazionale. C'è il tema dei poteri occulti, secondo me, che governano la cosa pubblica nel nostro paese.